presentazione di questa centrale operativa, il significato ultimo di questa bella iniziativa, di questa operazione importante, qual è? È quella di coordinare l'attività sul territorio garantita da tantissimi operatori che vado velocemente a sintetizzare, 12 operatori di Polizia di Stato, 12 carabinieri al giorno, 25 operatori della Polizia locale del Comune di Varese, 22 operatori della Polizia provinciale, 10 guardie ecologiche provinciali del Comune di Varese, 55 operatori di protezione civile volontari coordinati da 4 disaster manager della protezione civile provinciale, 10 operatori dell'ARI che sono i volontari che garantiscono la maglia radio e 25 operatori della Croce Rossa italiana e anche una presenza consistente dei vigili del fuoco con un rappresentante in costante contatto con la vicina caserma, garantiscono un sistema molto armonico all'interno di una sala operativa di supporto all'attività della Questura che garantisce la sicurezza. Io come responsabile all'interno del comitato organizzatore della sicurezza ho avuto la fortuna di poter dialogare con tutte queste forze in campo per garantire in modo molto soft questo sistema di sicurezza. Mi spiego meglio, siccome questa giornata deve essere una giornata di festa, soprattutto per le famiglie che si vogliono gustare questo bellissimo evento sportivo a grande rilevanza internazionale, devono avere una sicurezza garantita senza avere l'impressione che l'area sia stata militarizzata, per cui le divise si vedono poco, ma il lavoro è molto importante, soprattutto gli operatori sul territorio si parlano tra di loro all'interno della sala operativa e chiunque sa cosa fa l'altro, non ci sono sovrapposizioni e non ci sono delle duplicazioni, ognuno fa il suo pezzo in modo coordinato e in modo, come dicevo, molto tranquillo e pacifico.